Ciao ragazzi e bentornati alla Locanda La Scosta, luogo in cui cazzeggiare insieme, bere qualcosa e soprattutto nerdare a D&D. Andiamo dai nostri giocatori, che sono qua, sbaglio sempre lato. Andiamo dai nostri giocatori che ci stanno aspettando. E ciao ragazzi, siamo live e Buonasera, buonasera. siamo Buonasera a live! tutti. Finalmente l'altra settimana! Per un attimo pensavo che stavi ballando la Macarena. Chi io? Ah, perché ho fatto così? Sì, allora cominciamo con i soliti annunci di routine. Ricordate di seguirci sui social, la Locanda Nascosta, sia su YouTube che su Instagram, perché inseriamo contenuti. Dalla settimana prossima, o comunque fine questa in corso, cominceremo anche a caricare dei reel, un po' di short. Quindi seguiteci. Abbiamo anche quasi finito di caricare le live su cui eravamo rimasti indietro, quindi dal mese prossimo, orientativamente verso metà fine febbraio, arriveremo anche in pari, cominceremo a caricare le live su YouTube nella settimana stessa in cui vanno in onda. Altro piccolo memorandum che facciamo sempre è quello che noi giochiamo alla quinta edizione di D&D, alla campagna del furto dei dragoni, Waterdeep, il furto dei dragoni, mesciappata a Waterdeep, il dungeon del mago folle, che sono l'una il continuo dell'altra, dal livello 1 al 5 la prima e dal 5 al 20 la seconda. Quindi qualche evento, qualche personaggio, qualche situazione potrebbero essere state modificate sia da me come master secondo i miei gusti, sia da quello che fanno i giocatori, perché nulla è scritto, soprattutto in D&D. E a proposito di questo, veniamo a quello che è accaduto insieme ai ragazzi. Parlate Allora, bella. facciamo un piccolo riassuntino molto breve. Cos'è successo? Il gruppo, dopo aver rimpoltito le fila del maniero tra Will, vi ricordo che avete il ragazzino nello scantinato, avete Rin nello scantinato, il Drow. Aspetta, aspetta, il Sì. ragazzino dello scantinato non è per sequestro o per No, altro, no. ci è andato di sua spontanea volontà. Sì, avete dato asilo a questo ragazzino, anche a Rin. Ed è nel gioco, Sì, mi e raccomando. l'ultimo che è arrivato in ordine di tempo è Agorn Fuoco. Quindi adesso ci comincia a essere una bella folla lì al maniero. In ogni caso, con le informazioni che avete ricevuto da Agorn e da quello che avete scoperto a Riva Velata, vi siete diretti alla Guglia Gialla. Alla Guglia Gialla avete fatto un combattimento contro le Tuniche Gialle e le adepte di Amat Sercent, la sacerdotessa di Bane, che avete sconfitto. Ma alla fine della battaglia, oltre a trovare una potenziale pietra di Golor che si è rivelata non essere una copia, è arrivato anche Mashun sul posto, insieme a una sua copia e a Warriss, che poi avete scoperto anch'esso essere una copia. Avete deciso lì, su due piedi, anzi, quanto siete, su 10 piedi, di dare la pietra di Golor al Mashun, che vi ha... No, non è vero, non è vero, io mi oppongo. No, avete tu... Cosa, Allora, Morn Diogo? ha Non hai deciso detto di... Un niente. attimo, Morn ha deciso di dare la pietra, voi non avete fatto niente, quindi comunque Ok, così è una giusta versione. il gruppo ha deciso di dare la pietra a Mashun come No, andata è io gliela andata. volevo dare, Sì, ero d'accordo. come andata è andata, la pietra è arrivata a Mashun e la pietra di Golor adesso è nelle sue mani. Dopo una discussione molto tesa, siete arrivati alla conclusione di seguirlo nel suo rifugio, se vogliamo chiamarlo così, e siete stati teletrasportati da qualche parte, in un luogo, poi in un altro, non avete ben capito, solo Ro, sbirciando, ha visto che si trattava di un luogo mai visto prima, con dei serpenti alati, anche uno spectator, dei forzieri, prima di essere riteletrasportato nel posto, in questo rifugio d'alabastro in cui siete stati, e in cui avete avuto una lunga conversazione con Mashun, che vi ha dato tantissime informazioni, che sono sicuro vi ricorderete a menadito tutte quante. Vi ha dato Certo. quindi sono così tante che non le posso riassumere, ma sono sugli equilibri di potere in città, su voi stessi, su quello che ha intenzione di fare lui,
su quello che è la pietra di Golor, perché poi durante questo tempo l'ha analizzata e vi ha detto che è una creatura, un Abolet, quindi una creatura quasi aliena, molto antica, sotto forma di pietra, che questa pietra quindi è senziente, che ha delle piccole proprietà, ma che comunque non è quello, diciamo, l'essenza della pietra. Vi ha anche detto dove risiede la cripta, però vi ha dato informazioni generiche. Vi ha detto che ha saputo che è nella città dei morti di Waterdeep. Non vi ha detto altro perché vi darà tutte le altre informazioni, visto che ha chiesto di collaborare con voi. Voi siete rimasti, soprattutto Morn, molto indecisi, mentre più Vel'Thurial era più per il sì, gli altri, insomma, ci stavano ancora pensando. Alla fine avete deciso di chiedergli un po' di tempo per pensarci, lui vi ha lasciato andare senza problemi, una cosa che non credevate fosse possibile accadesse. Vi ha riportato, vi ha riteletrasportato a Waterdeep e state tornando verso il vostro maniero, Esattamente. con addosso tutta la responsabilità di quello che è successo e davanti a voi una lunga notte, si suppone, di decisioni da prendere. E nel momento in cui raggiungete il maniero e la luce soffusa, calda e molto fioca del piano terra che viene dalle imposte, vi avvolge una sensazione di un rifugio sicuro, un posto sicuro. Chissà se lo è davvero. A voi, adesso che siete Ok, tornati alla locanda nascosta. appena Master, entriamo la situazione aspetta, con... aspetta un secondo. Sì. Prima di andare alla locanda, Sì. io mi avvicino a Vandaga mentre Che stiamo camminando. E gli dico, se, senti Wanda, possiamo parlare un secondo? Sì, certo, dimmi. Ti ricordi quella cosa di Regina che mi avevi chiesto? Ok, sì, mi ricordo. E penso, vabbè, ti ricordi sicuramente che noi abbiamo scoperto che loro sono dei mutaforma, no? Praticamente il motivo per il quale lei mi continua a prendere in disparte è perché mi ha chiesto di fare una cosa. Sì, che cosa? Praticamente vorrebbe che l'aiutassi a non essere più mutaforma. Come tu sai come fare? O lei sa come fare? Lei mi ha dato tipo una boccetta del suo sangue e mi ha detto di portarlo in un posto. Master, Sì. se non sbaglio, Regina mi aveva dato un bigliettino, giusto? Sì, ti aveva dato un bigliettino con scritto dove dovevi andare e basta. Quindi dove c'era il E allora mio indirizzo. prendo il bigliettino e glielo faccio vedere a Vandaga. Ok, Wanda, tu vedi che sul bigliettino c'è scritto Bottega della vecchia Trescelda, Via dei Diamanti, quartiere del mare. Ha detto di andare qui e di portare il suo sangue da questa trascelta. Ma chi è questa Trescelda? Una maga? Non lo so, credo di sì. Doveva fargli una pozione, mi pare, qualcosa del genere. Non so, lei è sicura di questa cosa? Non è che questa Trescelda è una... Cioè, non lo so, vuole dei soldi in cambio di questa cosa? In realtà non lo so, cioè più che altro io mi... Cioè,
Il mio pensiero era e se andasse qualcosa storto, cioè nel senso se questa Threshold ci desse una pozione e poi, non Appunto, so, sì, era quello che volevo Regina, dire. poi dopo a Garro chi glielo dice che abbiamo ucciso Regina? Ma lei perché non vuole dirlo a Garro? Perché penso che probabilmente Garro si opporrebbe. Vedo. Cioè, puoi ben capire che mi ha messo in una posizione abbastanza scomoda, perché io non so che fare Non ho capito perché non può andarci lei e ha chiesto a te. ora. Questo non lo so. Beh, ci potremmo informare su questa. Su questa. Come si chiama? Rescelda, giusto? Scelda. Sì. Dici Potremmo informarci. di andare da lei e capire. Io mi Sì. avvicino a loro. Mentre stanno parlottando, anche se comunque finora non hai sentito nulla. Cioè, ti avvicini e adesso li cominci a sentire. Sì, voi vedete Veltulia che si è avvicinato. Dico, ma queste cose non le possiamo dire all'interno? Che dite? Almeno stiamo a caldo. Vabbè, io Dico, consideravo siete... che stavate camminando, se che fosse Sì, nel... infatti stiamo camminando. Ah, ok, non siamo ancora arrivati No, diciamo che al... state arrivando e quindi Ro ha colto l'occasione per parlare con Banda. Ah, vabbè, ok. Allora, come non detto. Invece io, Morn, sono molto pensieroso, perché comunque gli ultimi eventi hanno sconvolto parecchio. E praticamente ignoro qualsiasi capannella seguirmi mentre parlo, anzi, sono uno dei primi che si sta incamminando avanti, molto pensieroso, che vede l'ora di tornare alla locanda per capire un po' il futuro di questa compagnia, diciamo che direzione E a vuole proposito di questo, prendere. mentre state camminando, è ormai nei pressi del maniero, nel vostro quartiere, adocchiate la solita bacheca dove, della vostra via, dove ci sono un po' di avvisi, anche alcuni nuovi. Oltre alla solita, e vabbè, soprattutto Wanda, ma anche gli altri la notano, c'è ancora il mandato di cattura per Engivook, c'è tra gli scomparsi, e non sono pochi a Waterdeep, che è comunque una grande città, alcune volte c'è solo il nome, altre volte c'è qualche disegno, appare anche un disegno, diciamo, di un volto vagamente familiare, che è quello di Schimo, che risulta disperso. Poi... con tutta un po' la descrizione che avete del suo negozio, questo e quell'altro. Poi c'è anche qualche altro avviso, e cioè dei vari... cioè, in pratica c'è un paginone. Il paginone sarebbe uno dei paginoni di Waterdeep, cioè una sorta di giornali, no? Quotidiani, come potremmo averli noi, però a Waterdeep non sono giornali sfogliabili, ma sono dei paginoni, cioè delle grandi pagine di pergamena su cui vengono scritte le ultime ogni giorno. E ce ne sono vari a Waterdeep, ovviamente. Ce n'è uno in particolare di questi paginoni che è stato affisso anche in bacheca e che descrive tanti tafferugli in città, ma soprattutto tafferugli che riguardano omicidi, esplosioni, tra cui anche a Riva Velata, dove c'è stata un'esplosione, tanti morti, ma non solo lì, ce ne sono altri racconti di altri morti, soprattutto nel quartiere del Porto, nel quartiere dei Campi, ma talvolta anche negli altri quartieri, soprattutto quello commerciale. Quindi diciamo che la situazione in città non è rosea, ci sono tanti scontri e tanto casino, molto, voi lo sapete che è causato da voi, ma non tutto, e non siete gli unici a creare scompiglio in città, però la situazione non è, diciamo, delle più tranquille. Diciamo che nella
Linea sottile che divide l'ordine pubblico dal caos, noi siamo quasi al caos. Senza quasi. Stendiamo al caos, siamo dei generatori di entropia, praticamente, cioè dove andiamo non succedono casini, taffe e ferugli. Ok, Ma se quindi io mi sai morgo. come quando dicono che quando, capito, quando arriva Conan muore qualcuno? Noi siamo uguali. Esattamente, Dove andiamo ci sono la signora morti. Fletch, come la signora Oh, Fletch. la signora Fletcher! Esatto. La signora Fletcher è morta presto. Cioè, secondo me tutti si grattano i Sì, coglioni quando vedeva infatti. la signora Comunque vedete Fletcher. in maniera avvicinarsi e ormai siete lì fuori, insomma. Quindi voi entrate, cosa fate? Allora, Master, io come già ho detto prima, molto pensieroso, a terra china, tutto mezzo sporco, mezzo ferito, perché poi mi sento male anche con la sessione precedente. Non sono Sì. riuscito a resistere, cioè resistito alla porta che ci ha teletrasportato, quindi sono anche mezzo un po' scioccato. Quindi entro, spalanco la porta. Che ora è? Che È molto tardi, è dopo cena e ok, l'unico c'è che dentro. c'è Garro, come al solito, che sta montando la guardia. Ok, Ah, ma non c'è non nessuno c'è Jack. sulle Non panda. c'è No, no. Jack. È chiuso, no, Vabbè. è già passato il tempo di chiusura, c'è solo Garro. Ok. Allora io entro, saluto, faccio. Ciao Garro. Ci sono state novità, casini Buonasera. oggi? O tutto regolare? A parte la gestione dei nuovi ospiti, tutto regolare. Cioè, Perché i che nuovi ospiti sono i nuovi hanno ospiti? fatto. Cioè, No, nel senso che non è tanto comodo vivere lì sotto, mi dispiace un po' per quei due. ah, ma non ti preoccupare, dai, è solo un giorno, casomai troveremo una soluzione. Comunque, Senti uno sferragliare senti. di là in cucina, verso la cucina, e dopo un po' la testa spettinata di Sana sbuca dalla cucina e fa: Ciao, Mor. Ciao Sana. Vedo che entrate anche voi altri, no? Mano a mano, suppongo. Sì. Ok. Dico Sana, c'è qualcosa, qualche avanzo, qualcosa? Sì, stavo già cucinando per domani, visto che con i nuovi ospiti abbiamo dovuto cucinare un po' di più. Se volete, qualcosa dovrei avere. Sì, Ok, senti, io grazie, mi sì. siedo un attimo. Senti, io mi siedo al bancone qui, mi spillo un paio di birre e mi accontento anche di un topane del forno mammaggio, ma Oh, va bene, qualcosa lascia fare a semplice. me, non ti preoccupare, ti conosco ormai. Ok, Ciao va bene. ragazzi. Comunque io mi siedo al bancone. Sana. E Ciao Sana. vado anche io al bancone insieme a Morna e mi Ok. spillo anche una, cioè gli chiedo di spillarmi una birra. Io vado a cercare un po' di cibo, ma lo porta lei o no? No, ha Ha detto che detto che fa c'era. sano, ha detto che fa sano. Ah, ok, allora mi vado a prendere da bere anch'io. E a proposito della birra, giovani, mi vado a prendere anche io una bella birra che proviene da Monaco. Ragazzi, cari amici, di birra sono esagerate. Ragazzi, Ma no, che no, è, ma no, questa, no, ragazzi, addì, non è un questa, addì no, questo, non questa, è un addì questo, l'ha comprata, non gli è stata regalata. no, che accattato, non sono riuscito, no, ragazzi, ma questa è la migliore birra che puoi, è le migliori birre che puoi bere, che puoi bere in Baviera, perché Ma cosa la c'è Baviera sta, sull'etichetta? c'è È un un prete. Monaco. Ah, ok. È un Quindi sanno fa. giustamente. No, già me ne sono scolata uno, ora mi scolo un altro mezzo litro. Mentre Ah, sia dato che mi Morna, trovo,
Io ho dei bandi stella. Ecco, mentre, vabbè, qua è diventata una sessione mangiatoria. Ok. Mentre Morn e Francesco si scofanano la birra e Sana dopo poco vi porta cibo, bevande, vi porta un po' di avanzo di stufato, poi vi porta qualcosa di freddo, un po' di carne secca, formaggio, pane, comunque pane del giorno, non troppo duro. Sì, sì, no, stantio. Insomma, come al solito, comunque Sana apparecchia e riesce a darvi una cena molto più che dignitosa e molto più che povera. Grazie, Sana, gentilissimo. Io comunque prendo il mio piatto e mi metto nel tavolo in fondo a destra. Angeluso proprio? Da solo? No, non lo so se è da solo, io intanto vado, poi se volete venire. Allora ti seguiamo tutti quanti insieme. Venite. No, io resto per cazzi miei là, non otterrò. Ma gli hai spillato la birra a Wanda? Ma non stai per cazzi tu, stai vicino a Wanda. Sono vicino a Wanda, ma sono i miei pensieri, capito? Io prendo la birra e gli chiedo, ma Morno, vieni pure tu al tavolo. No, preferisco stare qui, voglio rimanere. Vieni con noi, scopriamoci un po' di birra. Devo pensare. E l'alcol di cosa? Vieni al tavolo, l'alcol ci aiuta. Cosa devi pensare? Guarda, noi voglio ricordarti che abbiamo meno di 20, 24 ore per decidere cosa fare. Io non lo so, tu la stai prendendo secondo me con troppa leggerezza. Io li sento da lontano. Beh, dico, ma cosa c'è da decidere? Io ormai già ho preso la mia decisione. Io okay, ma non tutti. Con calma adesso decidiamo. Cioè, qual è la tua decisione? Beh, penso sia abbastanza chiara come cosa, no? Devo dirti se gli dico sì o se gli dico no. Penso che ormai l'ha capito. Non mi stupisce il fatto che tu propenda per un Manchun, però io... Invece a me non stupisce il fatto che tu sia così stupido da andare contro Manchun. No, io semplicemente negli ultimi mesi ho capito che le cose non sempre sono come appaiono. Quindi niente, io ho da pensare. Ti sembrerà strano? Anche se so agitare una spada e non so fare degli incantesimi come te, come Iron Spear, sono anche io, ho anche io pensiero, anch'io sono mosso da degli istinti, possiamo dire. Istinti? Non è un istinto la sopravvivenza. Certo, non a caso ora ci troviamo in questa situazione proprio perché per una questione di sopravvivenza ho dovuto dargli la pietra. Infatti oppure sì. Oppure avrei dovuto ucciderti, farti uccidere. Cosa almeno, avrei dovuto fare? Almeno avrei dato la mia vita per una causa giusta. Beh, comunque io sto iniziando ad alterare, causa giusta. Almeno io ho le palle di parlargli. Voi vi siete nascosti nel vostro silenzio. E tu nelle tue cose, Bellaturial, cosa volevi? Basta, vuoi solo sconfiggere tuo padre, paparino di qua con Wanda? Poi sei il primo che... No, io non ho detto che voglio solo perseguire i miei interessi, ho solo detto che magari potremmo considerare l'idea che forse allearci con lui non sia tanto sbagliato. Oh, finalmente una che ragiona. E come vogliamo? Vogliamo fare come quando c'era Schimo? Prima che gli fracassassimo il cranio? Cosa vogliamo fare? Vogliamo stare lì? Lo possiamo fracassare. Hai
Aerisphere. È giusto, giusto. Però cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il doppio gioco, doppio, triplo, quadruplo? Beh, quando verrà il gioco, quello che abbiamo sempre vediamo fatto. Come vanno avanti le cose. In realtà adesso stiamo facendo il quadruplo gioco. Cosa? Lo so bene. Lo so bene, a me questa situazione sta iniziando, ma sto iniziando a non reggerla più. Però, come ho sempre detto, in questa nuova vita ci siamo entrati assieme. Assieme ne usciremo, quindi io mi rifarò alla maggioranza. Anche perché andare contro Mashun significherebbe allearsi definitivamente con il Bastone Nero o con la Lord Svelata, le mani grigie, quindi calare la maschera dicendo che siamo degli Zendim, che cosa, guarda, ma, che no, probabilmente se è solo il bastone grigio ad andare contro Mashun, che è bastone nero, dice bastone nero, bastone nero. Perché le mani grigie. O anche la Lord Svelata insieme al bastone nero, non so se ce la fanno. E allora, cosa dico, nel senso, è sempre meglio trovarsi dal lato più forte della bilancia, no? Quello dove c'è maggior peso. Secondo me è un po' ingenua questa cosa, perché io penso che Mashun, una volta che abbiamo trovato il tesoro, ci ammazzi tutti lo stesso. No, io vi dico, infatti ci userà per trovare il tesoro e poi ci toglierà di mezzo. No, io credo che lì per lui abbiamo più di un ruolo. Secondo me lui vorrà farci, secondo me, nel sottomonte per sconfiggere Xanadar. Io ho questi Xanadar, secondo me Xanadar lui lo uccide con il suo magico ditino. Sì, ma lui, da come ho capito, vuole essere no, è semplicemente una cosa molto più facile da capire. Adesso che abbiamo, diciamo, il compito di trovare il tesoro, siamo vivi. Dopo, probabilmente, se tutto va bene, ci proporrà di allearci con lui semplicemente perché, diciamolo, siamo stati quelli che hanno trovato la pietra, quelli che gli hanno sistemato Schimo, quelli che un po' per il nostro portare caos ha ritrovato sempre sul suo cammino. Quindi io penso che lui, diciamola tra virgolette, ci ha notato. Quindi io penso che ci chiederà di allearci con lui più che trovarci anche noi dall'altro lato, quindi come nemici. Ma non altrimenti ci avrebbe già ucciso. Anche. Questo lo penso anch'io, ma io mi stavo facendo più un problema, diciamo, del dopo. Morale? Lui facilmente ha elargito posizioni, ha detto che noi potremo potremmo essere coloro che stanno ai vertici di Waterdeep. Per alcuni di voi è una cosa importante, per altri ha detto di capire di cosa sono fatti. E guardo Wanda. In realtà è ancora più semplice. Fare proprio una questione di sopravvivenza. Se stiamo con lui e riusciamo a tenercelo buono, noi riusciamo a sopravvivere. Se adesso vogliamo affrontarlo, rischiamo, tanto ormai alla pietra noi non gli serviamo nulla. No, ragazzi, io l'ho guardato bene, l'ho osservato, e in tutti questi anni ho avuto a che fare con più disparati soggetti, soprattutto nell'ultimo periodo, e vi posso dire che ho imparato ad avere un occhio molto acuto nel capire e nel giudicare
un po' le caratteristiche delle persone e mansionare. Non è alla la nostra portata, ma non è alla nostra portata. Sicuramente, cioè non... Perciò, quindi, cosa proponi di fare se non allearci con lui? Sfidarlo? Morire? A quel punto questo è l'unico avrei gradito morire senza dargli la pietra. Beh, se la sarebbe presa lo stesso. Beh, quindi dici tu... possibilità. Sarebbe stato inutile, no? Quel gesto, se adesso non ti allei con lui. Io, come ho già detto... Perché gli hai dato la pietra? Perché... Guarda, io ricordo benissimo. Guarda, io ricordo benissimo, c'eri anche tu. Ma tu cosa hai urlato, dagli la pietra. Ma cosa volevate fare se non dagli la pietra? Cioè, non ho capito. In effetti, quale sarebbe stato il vostro piano? Non c'era altre soluzioni. Non è lui che dite gli hai dato la pietra. Infatti, cioè, gliel'avrei data anche io in quel caso. Non ho dubbi. O perlomeno potevamo pensarci e vedere se morire tutti insieme, questo sì. Ma non aveva senso questo come scelta. Perciò dico, perché essere così stupidi? Era l'unica cosa razionale da fare. Era l'unico modo per uscirne vivi e basta, niente. Questo è il punto. Però tu che pensi? Io ho sempre in considerazione quello che pensi tu. L'ho detto quello che penso, cioè penso che... Mashun ci stia mentendo in qualche modo. Cioè, è anche strano il fatto che lui ha la pietra e manda noi. Cioè, probabilmente non ha neanche forse in realtà. Cioè, non abbiamo considerato il fatto che forse non ha i mezzi per andarla a recuperare. Cioè, forse nella forma in cui si trova adesso non può spostarsi troppo. Non è esatto. Completamente. Io questo ho pensato. Non è al pieno della sua potenza, quindi dovremmo andare a cercarlo. Io penso che il suo clone sia legato in qualche modo a Waterdeep. Cioè? Il mio punto è che comunque secondo me quando abbiamo trovato il tesoro e quindi abbiamo fatto quello che lui vuole, e quando lui riuscirà a tornare nel pieno della sua forma, noi saremo solo un intralcio per lui. Non penso proprio che ci lascerà governare Waterdeep e tutte le cose che ha detto. Io penso che ci tolga di mezzo. Va bene, in realtà lui ambiva a cose ancora più grandi. Sì, ma io credo che lui più che altro a diventare il mago più potente mai esistito. E che comunque... deve passare attraverso degli artisti. Appunto, no. Ma se noi lo aiutiamo a diventare il mago più potente, dopo sarà impossibile fermarlo. Cioè, davvero può ucciderci. Comunque, io dico con uno schiocco delle dita. Dato che non ci sta però... da ragionare per me, la situazione è molto lineare. Io, se permettete, inizio a mangiare e mangio. Comunque, l'idea di Wanda non era malissimo. Cioè, secondo me ci servirebbe trovare un aiuto in qualche modo. No, ragazzi, abbiamo meno di 24 ore, non ci vediamo mai. Per il momento fatto. Diciamogli che ci alleiamo con lui e nel frattempo cerchiamo... E quindi tu ti puoi andare dal bastone nero così ad avvisare di questa cosa? In realtà abbiamo svariati contatti. Io non andrei dal bastone nero, potremmo provare ad andare da Lam. Non è una... Beh, c'è l'AM. È Venturia. Io da Lam, non ci verrò mai. Quindi, ma se c'è anche andare, c'è anche Barnibus. Poi abbiamo il contatto degli arpisti. No, Barnibus. Ragazzi, ma voi Barnibus e gli arpisti. Barnibus è un ubriacone. Voi volete dire alle maggiori autorità di Waterdeep che avete dato la pietra di Golor che abbiamo trovato a Mashun? Questo è un dettaglio che possiamo che siamo anche degli Zentari. E solo che siamo degli Zentari. Io penso che se la Lord svelata sente una cosa del genere ti uccide lì, penso sul posto, non ti dà neanche il tempo di parlare. Ci impicca, sicuro.
No, ma vabbè, non, ragazzi, non è, quindi non cosa è vi vero. Devo dire? Forse l'amo veramente è l'unico che può darci una mano, anche se Velturial sembra essere sì, non d'accordo. Ci dirà un'altra frase stupida, il gemello del il gemello dalle profondità del ma per piacere i ragazzi intanto aveva ragione, però il gemello del male sì. Io agito il boccale sul tavolo, dico sì, ma stiamo tergiversando troppo, io ho sonno, sono stanco, allora cosa vogliamo fare, vogliamo continuare a ballare? Io l'ho detto fin dall'inizio. Wanda ride senza nessuna ragione, ma, per darsi che ma la birra il che sta bevendo. Ma non mi ricordo, Mashun, come hai detto che gli, cioè, lo dovevamo avvisare? Con cosa? Sì, con, ci ha dato. Io prendo no, la pietra. Un residuo. Ma ve lo sta facendo prima. Già, è successo poche ore fa, risviglio, cioè, che cazzo. Risviglio è bruciata. Ma ogni volta che fa un incantesimo si brucia il cervello. Vabbè, comunque io propongo di contattare gli arpisti e di parlare con ma loro. Ma che facciamo con questi arpisti che sono delle spie? Guarda che sono ma poi sono delle mezze seghe gli arpisti. Non è vero, sono molto dovevano fare ma una cosa, pulire la casa di Engiwook da tutto quello che non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti, ma cammino. Che pensino a suonare, non lo so, l'arpa. L'arpa, bravo, pensino a suonare il tamburo, l'arpa. Sono arpisti. Non è che vabbè, sono... quindi, yeah. Non ho capito, quindi so che state bocciando tutte le vostre sì. E poi? E quindi, detto, basta, quindi faremo il doppio e triplo gioco. È come allora, quando? Secondo me si deve fare un gioco solo, punto. Mashun. Basta. Sì, sì. Anche perché Mashun ti può leggere nel pensiero. Ormai se lo tradisci, subito se ne accorgerà. Ma guarda. Scusatemi. Secondo te, Velturial, Mashun non immagina che noi possiamo fare il doppio, triplo, quinto e così via. Gioco. Pensa che sa delle nostre ramificazioni con gli arpisti? Ma penso che sa tutto. È tutto, quindi. Però secondo te, tutto. proprio per questo, no? Che secondo tutto. Me non sa di LAM, però. No, lo sa. Gliel'ha detto proprio Morn, ha detto io sono andato da Lam, il gemello del male e mi ha deriso anche, ha detto che è un vecchio sulla montagna di, cioè, ha detto quello che penso io, che è un vecchio pazzo. Quindi gliel'ha detto, ma veramente quella sessione che non c'ero. Sì gliel'ha detto nella sessione scorsa. Cioè, solo che sei come Irisviel, bruci parte del cervello quando... Ma quindi la vostra idea è di allearci con Mashun? In modo serio, per me Mashun e basta, sì. Io direi di capire passo dopo passo come muoverci. Io direi ora cerchiamo di avere le informazioni, no? Io propongo perché di andare alla fine a chi? A Mirt, dagli arpisti. Ma no, ti sei fissata tu e questi arpisti? Ma io non ci vado dagli arpisti. Ma perché secondo me sono io che possono aiutare. Ma perché non ci vuoi andare, scusa? Ma io non li conosco, non ho nulla a che fare con... Vabbè, ci andiamo io e risponiamo. Io so solo... Ma io solo di essere... Vuoi dire a delle spie che raccolgono informazioni che tu hai dato la pietra di color a Mashun? Sì, perché voi non avete chiaro l'idea di che cosa volete fare.
Io sì, allora ce l'ho chiarissima, lo sto dicendo dal primo minuto. Ok, tu, se allora, tu sei l'unico che vuole allearsi con Mashun, gli altri non vogliono. Non è vero, pure tu fino a 5 minuti no, fa. Io non ho detto che voglio allearmi. Ho detto che potremmo, considerare l'idea. Non ho detto che mi voglio allearmi. Vabbè, potremmo considerare l'idea. Andaga pure lei con le magie, si brucia il cervello. Io perciò non uso magie. Se li brucia con lo sneak attack. Bello. Ogni attacco furtivo ti bruci. Comunque, una parte di neuroni. Se Vandaga e Risviel vanno dagli arpisti, io mi incammino sulla montagna da Lam. Anche andare a andrò a cercare qualcuno. Risposte da solo. Ma che vai a fare da Lam? Perché magari il vecchio può indicarci veramente. Guarda, la via. Qualcuno cos'è che sulla montagna da allora solo posso... rischi di morire? No, guarda, aspetta, guarda, potremmo procedere così. Ro. Potremmo dire a Mashun che ci dirigiamo alla cittadella dei morti, giusto, Tomaster? È la cittadella dei morti. Sì, Mashun mi aveva detto che... Ok. Insomma, se dalla vostra... Da quello che avreste risposto, se volete collaborare, lui vi avrebbe dato le informazioni per andare a cercare questa cripta. Ok, noi cerchiamo questa cripta e poi possiamo dirigerci anche da Lam. Possiamo partire prima da Lam e io per intero. Non ti lascio solo, piccoletto. E gli altri? Io trovo semplicemente il tesoro e basta. Da solo sicuramente non puoi trovarlo. Non penso che tu riesca a trovarlo da solo. No, io dico... Se io venite con me, scusate. No, è inutile andare. No, scusatemi. Io dico di procedere in questo modo. Diciamo a Mashun che noi ci... Che noi ci siamo. Facciamoci dare queste informazioni. Poi io e Ro, o chi vuole venire con noi, ci dirigiamo verso Lam. Facciamo una toccata e fuga in una notte, non so. In due forse possiamo muoverci molto più velocemente. Vediamo quali... Non avete qualche magia che ci può portare lì direttamente? Che ci metteremmo tanto tempo ad arrivare da Lam. Dovremmo partire stanotte. Ma nel io caso poi andassimo a prendere il tesoro a Mashun, che ne facciamo del tesoro? Cioè glielo consegniamo? No, sicuramente, come ha detto Iris Vielvul, il 10%, giusto? All'inizio abbiamo contrattato più, però cioè, quindi il resto sarebbe tanto. Potremmo contrattare questo 10% più almeno con 15% e poi andare da Lam oppure trovare prima tesoro e poi informare Lam. Ma il problema, cioè, ma Lam cosa potrebbe aiutarci? Magari c'ha qualche contatto ai piani alti. Magari sa dove possiamo trovare il vero Mashun. Magari è un veggente, ci potrà dare un altro picapo che noi potremmo decifrare. Voi siete i cervelloni. Magari è un vecchio pazzo e vi farà perdere solo tempo. Ma questo non lo so. Può metterci in contatto con qualche mago potente che ci può aiutare. Allora vogliamo procedere, diciamo, a Mashun di sì, andiamo a prendere questo tesoro e poi sicuramente dobbiamo dirgli di sì adesso. Che dite? Mashun tesoro Lam oppure Mashun Lam? Io faccio tesoro? Io ve lo dico già, io faccio contatto Mashun, mi faccio dare le informazioni. Vado a prendere il tesoro. Ma da solo poi non vuoi andare vedo. A prendere il tesoro. No, nel senso con voi. Vabbè, lui però vuole dopo, andare quando a prendere andate il da tesoro. Lam,
Quando ho capito, ma se, non, se si trova da solo non può fare nulla, quindi dobbiamo decidere qualcosa comunque insieme, cioè. Non penso che se contatto Mashun e dico sto da solo mi serve una mano, non mandi qualcuno. E allora, scusa, manda direttamente i suoi scagnozzi se non ha bisogno di noi, no? Mashun. Sì, ma se, che gli serviamo? Sì, ma se non lo contattiamo, non lo potremo sapere mai. Questa è la verità. Ora, per quanto io sia diffidente e non voglia allearmi, però ho la necessità di avere informazioni. Informazioni che poi potremmo riferire all'amo e capire se lui può darci una guida, può darci altre informazioni. Chiamolo questo tesoro. Oramai siamo qui. Balliamo, lo state dicendo anche voi. Vediamo punto per punto cosa succede. E così non andiamo. Perché bloccati... No, io dico che bloccati in... questa situazione non, io come ho già detto mi rimetto alla maggioranza e la maggioranza sembra quasi propendere almeno oggi contattare Mashun per avere informazioni sul tesoro. Una volta avute queste informazioni possiamo decidere noi se andare prima da Lam e poi andare successivamente a il tesoro o viceversa. Comunque una cosa è certa, se noi dovessimo trovare questo tesoro a Waterdeep scoppierebbe il caos e a noi il caos piace, ci viene bene e soprattutto forse con il caos, no, dico forse con il caos abbiamo più probabilità di poter sgattaiolare via, non so, di essere meno nelle mire di Mashun, potremmo oppure Mashun potrebbe dirigere i suoi occhi verso altri, quale il bastone nero che odia palesemente, oppure verso la svevelata. Ragazzi, non vi so dire, questo è il mio pensiero. Secondo voi mi sto scolando due birre perché ho sete e perché devo mettere in ordine i pensieri? Sembra giusto. Ci stai riuscendo, infatti puoi andare da Lam. Molto. No, Lam è una pista in primis volevo battere e che ora fortunatamente no, mi sta da Man forte, però prima dobbiamo contattare Man Shu, cioè da Lam senza delle informazioni che ci andiamo a fare. Oppure potremmo utilizzare il caos in generale. Gli farà le domande, lui starà là in mobile, vabbè, con il suo tempo. Va bene, ma non venire del venire. Andiamo io, solo io verrò. Ci saranno altri baby, tranquillo. Ma infatti io non verrò. Allora, l'amo potrebbe essere una soluzione, però dopo, non adesso. Io più che altro non... cioè, ho paura alla cosa del tesoro, perché cioè, dare il tesoro a Mashun, secondo me, è un errore. Ma secondo me qui tutti quanti... Guarda, Mashun ha ragione solo su una cosa, che qui nessuno è come appare, e che tutti quanti sono in ricerca del tesoro per avere maggiore potere, quindi secondo me poco cambia. Poi non dimentichiamoci che Mashun teme tantissimo quello che c'è nel sottomonte, teme colui che gli ha staccato il braccio. Non ci dimentichiamo di questa esattamente. Non dimentichiamo. Potrebbe essere una buona idea andare nel sottomondo e trovare questo mago, se ci vogliamo opporre a Mashun. Ma tu non conosci questo, cioè non sai chi è. Ma poi sì, ma dobbiamo cioè che è immenso. Ma non chi sa dove sta, cioè noi forse possiamo sopravvivere al secondo livello. Beh,
lui potrebbe trovarsi, potrebbe trovarsi all'ultimo, cioè, per dire. Potrebbe anche essere al primo. Dovremmo cercare informazioni. Ma se invece... Se invece provassimo ad usare il portale che si trova nella guia gialla? Sì. Il portale che si trova nella guia gialla? C'è sicuramente quello, un portale, da come ha detto Fuoco. Sì, sicuro. Cioè, no, ed è quello dove è corso Manshun, quello nel quale noi siamo, dove lui ci ha portato, credo. Probabilmente ci porterebbe al suo nascondiglio. Esattamente, per avere una morte certa. Oh, no, Noro, andarci con, diciamo, tra virgolette, un esercito... Dici, cioè, noi ne parlassi, no. Un esercito di arpisti. Se noi ne parlassimo con qualcuno, non che non siano necessariamente gli arpisti, ok? Questa cosa sarebbe più fattibile, no? Ma chi ti dà una mano a uccidere Manshun? Solo la Lord Svelata si può porre. Allora andiamo dalla Lord Svelata e diciamole questa cosa. Non capisco perché non volete parlare. Ma perché noi non andiamo a prendere il tesoro e scappiamo col tesoro? Ma Manshun lo scoprirà subito. È la prima cosa che si può aspettare da noi. Guarda, non ti so dire. La cosa più saggia da fare è accettare e, diciamo, fare quello che ci dice per il momento. Beh, forse è l'unica soluzione per salvarci l'ale ora. Allora, facciamo così. Alleluia, alleluia. Vabbè, che non quindi, è Morn si alza, quindi Morn si alza e dico... Va bene, fate come volete. E si cammina verso i suoi alloggi con una bella bottiglia di birra bavarese. Okay. Io nel frattempo commento e dico, ma che ti incazzi a fare se tu l'ultima cosa che hai detto allora è l'unica soluzione? Questo non vuol dire che la cosa non mi lasci pensare. Per essere cresciuto con gli orchi, aver saccheggiato centinaia di villaggi, a mio parere pensi un po' troppo. Bah, guarda che quando ti allontani da una cosa poi inizi ad avere tutta un'altra prospettiva, e la mia prospettiva differente da tua, Belturiel, cambia di giorno in giorno. È cambiato, Morn, è cambiato. Riesco a farmi una idea, voglio farmi un'idea di ciò che c'è attorno. A me non interessa, io non ho nessun pare da cui rivendicare qualcosa, io non ho nessuna velleità, io non sono mosso dalle cose che muovono voi. Io sono una persona semplice. Io prima di venire qua sognavo solo di avere la vita salva, e ora mi trovo in questa situazione. E anche devo qui sogni di avere la vita salva, quindi non è cambiato niente. No, è come sono sopravvissuto per più di 16-17 anni. Non so neanche, ho perso il conto con degli occhi puzzolenti, perennemente ubriachi, che volevano usare il mio cranio come posacenere. Secondo te? E quindi non ho capito il filo del discorso. E quindi dobbiamo scoprire. Secondo me stai bevendo troppo. Dobbiamo forse, molto, molto probabilmente, ma dobbiamo sopravvivere. Quello che conduce me rispetto a voi è una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Io non vado, io. Allora, per la tua sopravvivenza, convieni con me che dobbiamo fare quello che ci dice. E qui ritorno alla tua domanda iniziale.
posso dirti che sono d'accordo nel contattarlo, nel seguire questa strada, ma non, la cosa non mi fa stare di gioia, non mi entusiasma, anzi mi dà più preoccupazioni che altro, ma capisco che questa è la strada che può... Vabbè, ma penso che tutti... È l'unica strada, quindi è normale. È l'unica strada che... Non è vero, Irisville, per esempio... Vabbè, escludendo il tuo... Ma non so, penso che Mancini ha fatto breccia anche nella mente di Panda. Io forse in parte posso che capirla. Sono orfano di una razza, accolto da un'altra, scappato da quest'ultima. Non so neanche io bene che cosa sono, cosa sono dato. Una volta mangiavo pane e vermi e grog, oggi bevo birra di malto, forgio di qualità. No, mi sei un borghese. Va bene, io vi saluto l'ogno, che non so il significato della parola imborghesire, e quindi praticamente lo saluto e giro le spalle e me ne salgo sopra. Ok, gli altri? Allora, convenite con me che è l'unica soluzione, no? Vabbè, visto che abbiamo preso una decisione, dobbiamo solo andare a riposare adesso. Sì, infatti domani io... mattina provo a contattare Mashun per confermare. Ci vediamo qui a colazione e vediamo. Senza prendere cose di iniziative da tu. Esatto. Allora io niente, vado a dormire. Ti seguo quando ti alzi. Mi alzo e salgo. Siete rimasti soli in sala. Cosa fate? Io guardo Ro e dico: Ro, che dici? Ci mettiamo nel lettino. Agli occhi neri, cosa fai? Ro, ci mettiamo nel lettino. Agli occhi neri. Agli occhi. Vabbè. Vabbè. Andiamo nel lettino. Pazienza. Ok. Saremo anche noi a dormire. Se... Master, dobbiamo tirare per il riposo lungo? Sì, se nessuno di voi durante la notte vuole fare qualcosa, fate riposo lungo. No, vabbè, io mancano sono... pochi punti, quindi è inutile tirare. Mettetevi direttamente al massimo. Sì, infatti, siamo quasi... E rimettete almeno io. Comunque sì, tutti amano Peppe. Ora senza che ci scrivono dalla chat che tu amano Peppino, che sarebbe Happy Sphere. Ma come fai? Già so chi è l'autore. Ma come mai? Chi lo sa? Come mai non si sa? Ok, ragazzi, una volta che avete fatto il riposino, io non vi vedo che vi siete rimessi, solo Wanda si è rimessa i punti, gli altri non... Sto aprendo, mi dai il cazzo, Master, mamma, ma infatti io non l'avevo... Devi muovere! Dopo, mi vuoi dire che dopo un'ora non hai ancora aperto la scheda? Sì, l'ho aperta. No, non l'ho aperto. Li ho modificati, controlla. Sì, sì. Vedo. L'unico che non stavo ha fatto parlando, certo, è andato al bagno. No, allora. Non ho capito la frase Master, mi dai il cazzo. Che cosa voleva dire? Il cazzo. Mi dai il tempo. Master, Master, io volevo aprire una parentesi. Sì. Mi sono accorta che io ancora vedo ancora la scheda di Iris Viel. Sì, Vabbè, te la toglierò, non ti preoccupare, grazie. Devi spiarmi. Ok, quindi ragazzi, la notte è passata tranquilla, non succede niente di strano. Morn, tu per la prima volta hai dormito sempre da solo in soffitta.
E invece stavolta sei solo, però senti anche i rumori della stanza di fianco dove c'è Agorn, che sta dormendo lì. Ma io di... E quindi... Ma io di Agorn, cioè praticamente ora come ora non me ne sotto proprio. Ma io ti dico solo che senti i rumori, insomma. Sì, no, no, vuol dire che non interagisco, non... Cioè, a Morn, cioè proprio se ne è dimenticato quasi, pure se... Quando sente i rumori, allora lo collega, ma ha tutt'altri pensieri, non, cioè non ci vada. E al mattino, considero, sempre a meno che non abbiate qualcosa che volete fare di particolare, che scendete tutti in sala comune e vi ritrovate al mattino presto, quando la locanda non è ancora aperta, perché vi ricordo che apre a pranzo, insomma, verso l'orario di pranzo, quindi poco prima, insomma, di pranzo. E trovate un po' tutti, trovate tutti i vostri gregari e trovate che gironzolano per il primo piano, scusate, il piano terra, anche Rin e Will, che fino a che la locanda è chiusa possono anche stare fuori. Quindi vedete tutta la folla tra Agorn, i vostri gregari, Rin, Will, ci sono un po' tutti che stanno facendo colazione. E la locanda è mezza piena solo scrocco. Per voi. Ma c'è una scrocco. Tutti è diventato un posto affollato. Molto affollato. È diventata la Caritas, ragazzi. Cioè, vabbè, ma... da mangiare a tutta sta gente. Ma già lo era prima la Caritas, cioè, esatto. Quando abbiamo assunto tutti questi barboni. Beh, intanto però ci avete guadagnato, pezzi di merda, cioè. Vabbè, ma noi sì, li sfruttiamo. Cioè. Lo so, però noi siamo come... un classico elettore di destra, il classico, però capito? Noi così siamo, capito? Bene. Visto che ora c'è il governo di centro-destra pur di fare vediamo lavoro oggi Francesco tra marchette e propaganda politica. Cosa fate a colazione? Sana vi porta un po' di uova strapazzate con vicino della carne. Eggs. Vi porta anche della frutta fresca per chi la voglia. Vi porta del miele con il formaggio. Vi porta un po' di roba tra cui scegliere. Tanto ne ha preparata tantissima. Comunque siete in tanti. E voi vi hanno lasciato sempre il vostro tavolo solito libero mentre gli altri fanno colazione o al bancone o negli altri tavoli. Rin è quello che percepite essere un po' più a disagio perché è l'unico drow, non è che se la passa ancora benissimo. Intendo dal punto di vista di cera, non che sta messo male fisicamente, ormai si è riposato, intendo sì. Dal punto di vista proprio di mood. Emotivo. Sì. Sì, ma sei stato molto chiaro. Quindi ditemi voi cosa volete fare a colazione, cosa fate, mentre mangiate. Allora, Morn si sveglia. Siamo a colazione. Io si stiracchia. No, già siamo a colazione. Vabbè, come volevo ruolarlo. Vabbè, comunque si sveglia, fa una cagata e poi va a colazione. Non mi devi spiegare come vorrevi ruolare il fatto che dovevi cagare. Voleva ruolare che il principio dello stimolo. La sensazione, vabbè, voleva arruolare tutte le fasi. Fagli tirare per la cagata. Comunque, secondo Morn me, voleva semplicemente l'unico... dire che doveva cagare. Ma le mie accorazioni tutto costipato, scusate. Vabbè, ma comunque Morn è l'unico tra qua che caga, gli altri non hanno l'anno. Nessuno caga. Nessuno si lava. Diciamo che di base si pensa che tutti voi vi laviate, fate pipì, fate la cacca. Io no, mi lavo. Però
mi lavo ma non cavo. Quello che i nostri spettatori vedono, cioè io ora sono morno, cioè capito? Cioè, per me è normale pensare che andare a fare la cagata, mi sono svegliato. È morno, è cagare. Sto per morire per quello di Mashun, per almeno cagare oggi. Bene, dai, torniamo al tavolo dove siete tutti intorno. Che cosa volete fare? Cosa dite? Comunque, io uso il coltello che ho come posata. Uso il coltello mio come posata, sì. per scrivere il mio nome sul tavolo e sulla sedia. Sì. Cosa? Cioè, danneggi il tuo stesso posto. È mio, che cazzo me ne fotte? E dico, ma questo posto è mio e rimarrà così per te sempre. Mentre Sana ti porta la roba, mia. Ti guarda un po', diciamo, come dire, con tenerezza, ti fa credo che a pranzo e a cena sia un po' difficile che teniamo un posto libero sempre apposta per te, però quando sei qui magari ti dà una pacchettina sulla spalla e poi torna in cucina. Io dico, ma che cazzo vuole, il tavolo è mio, la locanda è mia. Vabbè, comunque io mangio in uno sfondato, mangio perché non più costettivato, mangio senza guardare in faccia nessuno, pure perché comunque la notte non è che mi abbia portato tutto questo consiglio, quindi comunque sono ancora un po' pensieroso, quindi mangio, non cago nessuno, perché ho cagato, e niente, quindi poi aspetto gli altri che finiscano di fare colazione. Ok, quindi cosa fate? Mangiate e basta? Ventura, quindi intenzione di contattarlo. Io dico a tutti quanti, appena dopo colazione proviamo questo cosino e lo caccio fuori, questa pietra. Cosa cacci fuori? Non ho capito. La pietra. Ragazzi, quello sopra profilo Holly di Fans, quindi se ci cliccate nella live vedete nella cosa di YouTube, vedete un banner qua dove potete cliccare per andare su Holly. Non accadrà in realtà, però va bene. E su Holly potete vedere Peppino con la sua vestaglina. Comunque, senza vestaglina. Senza, infatti. Mentre state mangiando... Nudo con la vestaglia. Comunque oggi proprio sponsor a go-go. Oggi mentre state mangiando qualcuno suona alla porta della locanda. Chi è mo? Madre mia. Io praticamente sto mangiando, faccio mannaggia, stimo proprio in la lingua orcesca. E si avvicina Grau alla porta. Io dico, spero sia Stifius. Ok, apre la porta Grau e lo vedete insomma stare lì, parlare per qualche secondo e poi si fa da parte e mostra all'interno della locanda. Vedete entrare Fala. Chi? Fala, ve la mostro nel caso ve la siate dimenticata. Ce la siamo dimenticata? No, io me la ricordo. Okay. Me la ricordo. Ok, chi è? Manda, vediamo se la ricordo. È quella della farmacia, quella che vende le pozioni. Brava, molto l'erboristeria. Okay. In effetti il volto è... sembra quello di un erborista. Infatti il volto sembra quello di un erborista. Si guarda intorno, individua il vostro tavolo, saluta con un cenno molto cortese tutti gli altri e si avvicina a voi. Mamma mia, che rottura di coglioni, penso. Buongiorno, ciao Wanda e ciao agli altri. Ciao, siete già conosciuti voi. Beh, viene spesso a rifornirsi da me. Ah, bene. Scusate, cosa vendi? Piante, pozioni e altro, ma mi dispiace. Piante? Sì, che genere di piante?
scusatemi, non sono venuta per vendervi nulla. Anzi, mi dispiace. Ma fate parlare, per favore. Mi dispiace avervi interrotto. Vi chiederei di, se potete, quando, una volta finita la colazione, di seguirmi in negozio. C'è qualcuno che vi vuole vedere. E non poteva venire qua. Al momento preferisce di no. È qualcuno che però... Ma non puoi dirci il nome. Sì. Scusami. È Istrid. Oh. E perché Istrid non è venuta qua? Preferisce vedersi in un luogo diverso. Vabbè. Ma potremmo raggiungerla più in giornata. No, vi chiederebbe di venire magari appena finita la colazione, facciamo, se possibile. Sì, facciamo così, finiamo di mangiare e veniamo. D'accordo, vabbè. Io vi lascio finire e a presto allora. Erborista. Mi chiamo Fala. Si gira un po' con la fronte aggrottata. Ma vendi dell'erba? Potremmo parlarne dopo senza problemi. Sì, com'è che ti chiami? Morn, io sono Morn. Questo è un tizio. Sì, ma certo, potrei qualcosa sicuramente riusciamo a raccattare. Va bene, va bene, ragazzi. Wow, si festeggia. Fa un cenno con le dita alla fronte e vi gira le spalle e se ne tornerebbe fuori, salutando cortesemente, come è venuta, anche gli altri. Ah, ovviamente, scusate se non l'ho detto, ma nel momento stesso in cui avevano bussato alla porta, Rin era sparito. Cioè, è andato su, insomma, non si è fatto trovare in sala. Ok, giusto. Ok, giusto. Quindi se ne va. Ma secondo voi che cosa vuole? Che ne so, altri problemi sicuro. Altri problemi, cazzo. Cazzo, come se non ne avessimo già abbastanza. Io ho scosso il piatto davanti a me, dai, basta. Andiamo a vedere cosa vuole. Vabbè, mi finisco di scolare la birra e pure io. Ma Istrid però magari potrebbe aiutarci in qualche modo, no? A morire più velocemente. Beh, lei faceva parte dei predoni del fato. Non so se è più inutile il vecchio o Istrid. E cosa vuoi dire a Istrid? Io della storia di... Faceva parte dei predoni del fato, Istrid. Magari se ci dovesse chiedere qualcosa. Vogliamo tenere tutto nascosto? Sì. Ma io direi di sì. Io direi di sì. Già. Abbiamo troppi problemi, non voglio avere ansia dalle calcagne. Dai, andiamo. Dai, andiamo a vedere. Sì, senza perdere tempo. Ok, quindi finite di mangiare e andate verso l'erboristeria. Quando uscite dal maniero, vi rendete conto che durante la notte è nevicato, anche un po', quindi c'è ancora più neve del giorno prima. Anche se al momento non piove né nevica. Nell'avvicinarvi verso l'erboristeria, vedete che c'è una grande serra davanti di questa erboristeria. Insomma, è un negozio anche molto bello in realtà. Sono visibili anche da fuori le tantissime varietà di piante che ci sono all'interno. E vedete anche Fala che si muove tra le piante, le cura, insomma. Quindi ovviamente la porta è chiusa, però vedete già da fuori, visto grazie alle vetrate, che Fala è già lì. Ve lo dico subito anche perché siete letteralmente vicini di casa, cioè a 50 metri l'uno dall'altro. Vabbè, noi ci camminiamo ed entriamo in questa sala, in questa eristeria. Quando entrate il tepore vi avvolge, comunque c'è una buona temperatura, forse anche più calda della vostra locanda, probabilmente per le piante, insomma, certo. Visto che d'altronde è una serra.
Vedete subito che c'è Fala, come vi avevo detto, tra le piante. Dietro, più sul retro, c'è anche Istrid e vi saluta con un cenno della mano. Fala vi guarda e dice: andate pure nel retro, c'è una stanzetta che potete usare per parlare. Io camminando dico: ma che cos'è tutto sto mistero? Effetti. Ve lo spiegherà Istrid. La cosa mi puzza. Quando vi avvicinate a Istrid, vi saluta asciutta e in silenzio e va verso la stanza sul retro. La seguite, suppongo. E quando arrivate in questa stanza, vedete una stanza molto ben arredata, comunque da un senso di calore. Ci sono molte tende alle pareti, ci sono un paio di divani di velluto, un grande camino, molti ninnoli appesi, molte piante ovviamente di quelle sempre verdi appese anche al soffitto. Ha proprio un bel aspetto questa stanza. Se non fosse che profuma, sì, c'è un bel profumo. C'è un bel profumo perché proviene probabilmente dalle piante, da qualche incenso che è acceso. C'è un'atmosfera molto piacevole. Vi dicevo, questa atmosfera molto piacevole cozza un po' con la scena che vi ritrovate davanti, poiché Istrid, che vi ha fatto strada, vi porta nella stanza dove sui divanetti vedete sedute altre due persone. Una non l'avete mai vista prima. L'altro è Davil, che sta seduto sul divanetto. Dietro Davil, in piedi, c'è anche l'orco Zirai, che voi avete visto solo una volta. Madonna mia! Anche tutti i predoni del fato! Li mostro anche alla chat. Allora, Zirai è questo. Tutti in un unico posto. Poi c'è Davil, che è questo. Poi c'è Istrid, che anche avevate già visto, che è questa. E l'ultima persona che non avevate mai visto, ve la faccio vedere. E Nico, quando è così ti verrebbe cambiare scena, però. Mettere quella grande, così si vedono ottima meglio. Lo faccio. Quindi vedete Istrid, vabbè, ora vedete anche il nome, ma tanto si presenterà: Tashlin, Zirai e Davil. Quindi, per quanto ne sapete voi, ci sono almeno tre membri dei predoni del fato che avete già conosciuto, anche se di sfuggita, e una quarta persona che supponete sia il predone del fato mancante. E a questo punto manca solo Schimo, in pratica. Dove sta Schimo? Mancavo. E torniamo a noi. Istrid vi fa segno: prego, sedetevi. E Davide vi saluta: è un piacere vedervi. Tu quando sei uscito di prigione? Ieri. Come mai ti hanno rilasciato? Ma soprattutto lei chi è? E indico Tashlin. Vi presento Tashlin. Lei è il quinto membro dei predoni del fato che suppongo non abbiate mai conosciuto. All'appello manca solo Schimo. E vorrei... Vorrei proprio parlare di lui. E di cosa vorresti parlare? La porta. Istrid mi ha detto quello che è successo. Le avete detto che siete stati voi. Ditemi un po', spiegatemi il perché, visto che Istrid... Fare cosa, scusa? A uccidere Schimo. Visto che a quanto pare, secondo voi, fosse in combutta con Manshun.
Le accuse a mio carico sono cadute e adesso sto cercando di rimettere in ordine le cose, ma questa credo sia la cosa più importante. Schimo era un nostro amico, il quinto predone del fato. Tre di voi fanno parte della nostra organizzazione, quindi sediamoci, parlatemi e fatemi capire cosa è successo. Beh, Davide, è molto semplice. Sì, dimmi. Scusami, Master, io, visto che ci siamo seduti, stiamo parlando così, vorrei sapere le caratteristiche, il livello e punerita di tutti i personaggi che sono. Ok, ci vuole un po', perché comunque... Vabbè, no, però te lo voglio dire. Lo voglio dire. Okay. 10 minuti. Ok, quindi vi sedete, cosa fate? Ditemi un po'. Io inizio a parlare, dico, beh, Davil, c'è poco da spiegare quando praticamente arriva Schimo insieme a Mashun e ti attaccano. Quindi è stata un po' palese come situazione. Noi ci siamo solo difesi. Avete qualche prova? Potete dirmi qualcosa in più? Non ti fidi della nostra parola? Beh, Wanda, beh, se vuoi qualche prova, io ti posso procurare il cadavere di Schimo. In realtà, Velture, le prove ce l'abbiamo. Abbiamo i documenti che provano anche che Schimo stesse cercando di imprigionare Davil. Anche sì, però quella era più magra e divertente. Avete con voi questi documenti? Li abbiamo alla locanda. Ma io posso, sono nascosti. Posso aspettare se volete andare a prenderli uno di voi. Sì, vado io, torno subito. E io vado. Ricordi dovete... Vabbè, vai. Ok, Velturia esce dalla stanza. Davil guarda principalmente Morn e Ro, ma anche le altre due. Ok. Io gli dico... Senti, Davil, come già ti ha accennato Velturia e Iris Beard, praticamente siamo stati mandati da Schimo in una delle sue missioni, tra virgolette, folli, senza spiegarci nel come e il perché di fare delle cose. E praticamente ci siamo trovati davanti a una situazione un po' scomoda. Schimo ci continuava a prevessare, finché ad un certo punto non siamo venuti a conoscenza di alcuni documenti. Proprio presi nella cassaforte che Schimo aveva nell'ex covo di Xanatar, ci aveva fatto il suo covo personale. Siamo arrivati lì, ha trovato questi documenti, li abbiamo letti, e le cose che pensavamo fossero accadute sono semplicemente state confermate, nel senso che credevamo che Schimo fosse dietro alla rete verde, e che la rete verde praticamente fosse influenzata da Mashun, perché Schimo ha stretto un'alleanza con Mashun. Quindi è vero, Mashun è in tendenzialmente Mashun sì, è in città, e noi siamo scontrati con delle copie. Riesce a creare delle copie di se stesso, ma ovviamente infinite, molto meno più deboli di lui, visto che ne siamo riusciti a sconfiggere. Cioè, chissà perché lui compare sempre quando siamo sulle tracce della pietra di Gol. La Lord Svelata mi ha fatto delle domande su Mashun. Volevano capire se io fossi coinvolto, ma non lo sono. Ho anche accettato di essere scandagliato al riguardo con la magia. È anche per questo che mi hanno rilasciato. Guarda, tu proprio eri uno degli ostacoli
dovremmo muovere per Schimo, un po' per la sua sete di potere, perché si evince da quello che ha scritto, che Schimo... si evince da quello che ha scritto che lui voleva un po' il potere, voleva tenere un po' la situazione della città in mano. Schimo è sempre stava spingendo stato... anche da... è sempre stato ambizioso, è sempre stato lui. L'avete conosciuto, ma non mi aspettavo fino a tal punto. Non mi aspettavo che tradisse i suoi compagni di una vita. Perché... è stato accecato da qualcosa di più grande. Comunque stiamo parlando di Manchun, cioè se non ricordo... Dicevo, proprio per il fatto di essere lui... un opportunista, io penso che si sia fatto i propri calcoli. Il problema è che il problema è che se Manchun è davvero in città, oltre tutti i nostri problemi con Xanatar e con quanto stava accadendo e ora con Schimo, il più grande problema adesso è Manchun. Avete idea di dove sia? Sappiamo noi. Sì, no, l'avete cioè... detto che l'avete affrontato, no? Almeno le lo sue abbiamo... copie. Sì. Lo abbiamo incontrato sì. La guglia gialla. La guglia gialla? Sì. Che cos'è? È molto probabilmente... Come? Che cos'è? È una vecchia... una vecchia guglia che sta al porto? No, non mi ricordo dov'era. Non ho idea di cosa vabbè, stai ma... parlando. Vanno. Vabbè, ma no... vabbè, diciamo che lui non è importante. Davil, quello che vogliamo dire, noi lo abbiamo incontrato... Mi tirate... scusate, mi tirate un inganno con svantaggio. Eccoci qua. Guarda, ma perché c'è della guglia gialla? Eccoci qua. Che gliel'hai detto? Alla guglia gialla era quando abbiamo incontrato quelli veri, quello vero. Banda, tirammela tu, vai con svantaggio. Che è con svantaggio, tu c'è di una devo, merda. Devo tirare? Inganno. Svantaggio. Ma scusa, no, ma perché inganno? Beh, perché... perché cioè, noi glielo dovevamo dire. Perché gli altri si sono arrampicati sugli specchi. Tu no, non è che lo tiri tu perché tu stavi parlando, poi Risvi e Lemon stavano cercando di coprire le cose. Ok. Davide, potevamo andare peggio. Non ho capito in realtà, però vabbè. Tanto dici del master, quindi niente. Davide alza un po' il sopracciglio. Un attimo. Dove l'avete incontrato? Spiegatemi per bene, per favore. Cos'è questa allora, gialla e dove l'avete incontrato? Oh, cosa è successo? Ora ti spiego. Allora, Manchun noi lo abbiamo incontrato svariate. Ogni volta ci trovavamo quella che poteva essere la vera pietra di Golor. Poiché noi ne abbiamo trovata una, ma per poi scoprire essere falsa. E sulla stessa pietra era sulle tracce anche Manchun, perché Manchun brancola quasi alla cieca come noi, non sa dove i Never Ember hanno nascosto la pietra di Golor. Quindi ogni volta che noi ci avvicinavamo o alla reale, non so perché non l'abbiamo mai trovata, o ci avvicinavamo verso una delle varie copie, guarda caso sempre più vicino incontravamo Manchun. E la guida non è niente, è un altro luogo dove le informazioni prese dal diario di Schimo, che ora porterà Vel'Thun, dicevano dove poteva esserci la pietra di Golor. Tutto qui. E ogni volta che avviciniamo alla pietra, compare lui. Forse le informazioni sono poche, sempre le stesse. Stanno cercando tutti questa pietra. Vel'Thuriel, tu rientri nella stanza avendo rifatto avanti e indietro nel momento in cui David sta chiedendo a proposito della pietra.
Che informazioni avete? Siete riusciti a trovarla? Mistrid mi ha detto che eravate sulle sue tracce da un po'. Sì, ma come ti ho detto già prima, scusami se ti interrompo, Giulia, ma come già ti ho detto, come nei casi precedenti, anche questo caso, diciamo, ci ha portato verso un vicolo cieco, cioè ci ha portato verso un altro clone di Manchun. Ok, ora tirami un ingannare, un'altra copia di Manchun. Tirami un ingannare, mentre intanto Davil, da dove è seduto, Velturial, diciamo, verso di te, alza la mano per farsi passare i documenti. Io glieli do senza opporre resistenza. Ok, tutti i documenti gli dai, tutti quanti? Io gli do tranne i documenti. Madre! Madre! 23! Morne ha tirato 23! 23. Un attimo, Velturial. 23! Ho detto, gli do tutti i documenti, tranne non ho omesso la pagina dove stava scritto l'ultima informazione sulla pietra di Golor. Ok, quindi tutto il resto sì. Sì. Man mano che Davil legge, Morn non ti chiede più nulla dopo che gli hai detto che era un vicolo cieco. Alza lo sguardo ogni tanto verso di voi, però sta leggendo i documenti e quindi è un po' concentrato su quello e interviene Istrid. Stanno cercando Schimo, ho saputo. Non hai visto i documenti? Non solo l'ho visto i documenti, tutti, ma cioè, adesso che le accuse su Davide sono cadute, anche io sono più libera di tornare ai miei affari. E sono già venuti a interrogarmi su Schimo. Beh, se coperto, lo stanno cercando non lo troveranno mai. Appunto. Però non so questa cosa come finirà. Cercate di avere un profilo basso per un po'. È impossibile. No. In che senso è impossibile, Velturial? Noi, anche se vogliamo avere un profilo basso, sono i guai che ci trovano. Beh, ci allora impegnatevi per tenere un profilo basso. Beh, l'unica cosa che ti posso dire è ci proviamo. Al momento sono ci tutti proviamo. Concentrati sulla ricerca di Manchun e poi della pietra. Posso chiederti una cosa? Con chi ce l'hai, Davil o Istrid? Con Istrid, okay. Un po' con Davilang. Dimmi, Rob. Ma voi che cosa avete intenzione di fare per Manchun? Manchun è una minaccia alla nostra organizzazione. Tutto quello che incarna Manchun è esattamente l'opposto che vogliamo fare noi. Come vi ha già spiegato Davil. Che intanto Davil, Ro, vedi che ti guardo ogni tanto di sottecchi e guarda i documenti. E Istrid fa, come già vi ha spiegato tempo fa Davil e come vi ho già spiegato io, la Rete Nera non gode proprio di una bellissima fama, ha ragione ovviamente. Noi stiamo cercando di creare un'organizzazione meno violenta, più pulita da quel punto di vista. Certo, facciamo affari sotto banco, cose non proprio legali, però non siamo sicuramente gli assassini che era la Rete Nera di Manchun. La mia domanda però non era proprio questa, insomma. È quello che ci stavo arrivando. Quello che vogliamo fare è quindi cercare di scacciare o sconfiggere Manchun. E con qualche informazione giusta potremmo passarla ai piani alti. E ma avete i mezzi per fare farlo? Scatenare una caccia all'uomo. Se il bastone ai piani nero, alti a chi ti riferisci, scusa? Parlo del bastone nero, parlo della Lord Svelata, parlo dell'Ordine dei Maghi. Ma loro d'arma. Hanno i mezzi per sconfiggere Manchun? Beh, la Lord Svelata credo che sia la maga più potente della costa. Per quanto riguarda il bastone nero, è vero, Vaira è molto impulsiva, l'avete visto all'inaugurazione con la sua mossa stupida di arrestare Davil, ma il suo bastone le permette di fare parecchie cose, come anche, per esempio, ha
animare le statue che ci sono in città. Ma Shun cosa può fare contro tutto questo? Animare le statue? Certo, noi non lo sappiamo. Wow. Ne abbiamo sentito che lui è molto forte. Quello è vero, è molto pericoloso, sicuramente. Ma ha fatto anche dei propri, come ti abbiamo detto, quindi penso che non ci troveremo ad adattare un solo Manchun, ma svariato. Certo, non saremo né io né te, Morn, a doverlo sconfiggere in un faccia a faccia, ma scatenandogli contro tutta la città, Manchun, per quanto potente, è uno o è qualcuno. Di certo non è potente quanto tutta la macchina della città messa in moto. Ma più che altro, adesso che abbiamo scoperto che Schimo stava con Manchun, che ne so io che anche voi non siete con lui? Siamo qui e ho fatto di tutto per scoprire informazioni su quanto mi avevate detto. Non credo proprio che tu... Beh, sì, potresti avere qualche dubbio legittimo, ma... Davil alza lo sguardo. Velturial, dopo l'informazione che mi ha dato Istrid in questi giorni, ho cercato di capire, e loro lo sanno, anche con chi ho a che fare ad oggi tra i predoni del fato, e ti assicuro che Schimo era l'unica mela marcia. Poi guardarò. Hai letto anche tu tutto questo? Sì, parla anche di Warris. Quanto pare è coinvolto anche lui. Lui guarda un po' freneticamente tutti quanti e poi torna su di te. E per quale motivo non mi stai minacciando con un pugnale o altro? Poggia i documenti sul tavolino davanti al divano. Non ho ben capito che ha detto, Nico. Si è sorpreso per quale motivo non lo stai minacciando o assaltando con un pugnale. Perché immaginavo che tu fossi all'oscuro di tutto. Quindi mi stai dicendo che non è così? Ecco. Mi dispiace averti mentito, Ro. E adesso a me sto pensando, mi sono alleato con Manchun e ti ammazzerò. No, scherzo. Livello e punti ferita, per cortesia. Passati 10 minuti. Sì, guarda, si sta preparando la battaglia, Morn. Ora te li dico, stai calmo. Ma tu basta che mi fai un cenno, Morn. Allora, nel caso assurdo che sono più bassi di noi, io immagino Morn che parte. Intanto dimmi a chi vuoi sapere prima. Ci siamo tutti, se ci diamo anche loro. Una alla volta, perché devo cercare le informazioni. Una alla volta. Ok. Davil prima. E prima quali informazioni? Ve ne puoi avere due, quindi dimmi... Di tutti quanti il livello e punti ferita. Livello e punti ferita, ok. Davil ti guarda, Ro, e dice: io ti assicuro che sapevo fino a un certo punto, ma che non c'entro con la morte di tuo padre. Certo. Normale. Se sapevi di Warris, come facevi a non sapere di Schimo? In che senso? Della rete verde? Non sapevo nulla di quello. Se stai parlando della questione di tuo padre, Schimo e io sapevamo cosa era accaduto al Baldur's Gate, ma sono stati allora scusami, adesso che ci siamo, dimmi tutta la verità, no? Cioè, che cosa sai tu nello specifico? Che tuo padre è stato il primo a trovare la pietra. E questo lo so anch'io, e poi? Che i capi a Baldur's Gate hanno semplicemente... i capi degli Zentarim, intendo. Hanno deciso di
prendergliela nel modo più efferato che conosciamo, e hanno usato Warris per farlo. Quindi non è stata la Rete Verde, mi stai dicendo? Cioè sono stati gli Zentari? Di Baldur's Gate, non noi, Ro. Io non c'entro nulla con quello che è accaduto a Baldur's Gate. Mi sta dicendo la verità? Tira intuizione. Scrivo a ma modo, fammi vedere quanto... Fai vedere quanto fa questa intuizione, se non mi fa un numerone. Facci vedere. E gli aiuto un wall, sicuro? La saggezza, intuizione. È buono, dai. Sopra il 15. Di solito è 15 il CD. 16. Hai fatto bene. Questo è Davil, ti ho mandato. Ok. Dimmi, Ro, quanto hai fatto? 16, ok. 16. Per quanto riesci a capire tu, o per i piccoli particolari che cerchi di capire nella voce, nei movimenti, ti sembra non stia nascondendo nulla. Poi non ci puoi mettere la mano. E quando mai? Però ti sembra non ti stia... Cioè no, non ti stia nascondendo nulla, no? Non ti sta nascondendo nulla. Sembra sincero. In ogni caso non ho... In realtà non ho tanto motivo per avercela con te. Cioè, dovrei avercela più con Warris se dovessi incolpare qualcuno. La prima domanda che mi hai fatto quando sei arrivato a Waterdeep è stato se sapessi qualcosa di Jorah. Devo dirti, no, ho capito che mi hai mentito e non mi hai detto tutta la verità, ma ormai è ininfluente. Mi dispiace per quello che vale. Va bene. Quindi... questa è la calligrafia di Schimo e lo riconosco. Quindi suppongo che quello che mi abbiate detto sia la verità. Quindi adesso quello che davvero ci resta da fare è cercare Manshun, capire dov'è, capire quali sono le sue intenzioni, a parte trovare la pietra, cercare di mettere in moto una situazione che sia favorevole alla città e a noi, principalmente. Come avete intenzione di farlo? Io adesso inviterò tutta la rete che ho alla ricerca di informazioni utili e vi chiederei lo stesso. Sì, ma tipo se lo trovate, cosa volete fare? Lo volete attaccare? No, io non credo proprio di poter combattere contro Manshun, ma potremmo mettere in moto una situazione per cui, come vi ho già spiegato, le altre sfere di Waterdeep e principalmente la Lord Svelata potranno stanarlo e perché no sconfiggerlo. D'altronde è già stato sconfitto una volta. Master, scusami, mi si erano scaricate le cuffie per uno o due minuti, non ho sentito. Mi fai un brevissimo riassunto quando sono rimasto, quando Davil dice va bene, state dicendo la verità e dobbiamo stanare Manshun. Esatto, Wanda e Veltura hanno chiesto che cosa vogliono fare quando mettono le mani su Manshun. Lui ha detto che non vuole lo scontro diretto, ma vuole spingere le alte sfere della città, come vi ha spiegato prima il Bastone Nero e soprattutto la Lord Svelata, a stanarlo e a sconfiggerlo, come è già successo una volta. Ok. Quindi praticamente come possiamo contattarti nel caso abbiamo delle informazioni? Tornerò sei sempre a portale spalancato. Ah, ritornerai lì. Istrid mi ha detto che Durnan aveva scacciato Schimo da lì. A questo punto
penso che Durnan veda molto più lontano di quanto sembri. Sì. Vabbè, puoi chiedere a lui se avevano notato qualcosa di strano. Da quello che so, Durnan non c'entra niente con questo, anche per quello che ho deciso di stare al portale. Ok. Vi chiederei quindi di tenere gli occhi aperti e di fare qualche ricerca su Mashun e sulla pietra. Mi raccomando, è di vitale importanza che appena avete informazioni sulla pietra o su di lui, me lo diciate subito. Il tempo è quello che farà la differenza in questo caso. Va bene. Master, mi puoi dare gli altri? Sì, te lo sto facendo. Allora, ti do Istrid adesso. Ok. Ok. Egli è importante, eh? È stato un bel colpo questo che stavano tutti quanti assieme. Così la prossima volta... Ma se non è detto uccidiamoli, vuol dire che sono forti. No, ma che significa? Mica dico uccidiamoli! No, mica così. Poi io voglio sapere tutti e quattro, mica solo sono di... sono i predoni del fatto, non è che sono... Appunto, mica sono te. Il finale non era tutta sta potenza. Chi? Schimo. Guarda che Schimo ci ha fatto un culo così, eh. Schimo, sì, diciamo che vabbè, non il problema è se sono tutti insieme. Questo è il problema, eh. Sono forti tutti insieme, mi sa. Schiatta tutto quanto. Ma i livelli, cioè, non ci dici quando sono forti. No, me li sta scrivendo. Vabbè, poi ce lo riferisci. Nello di là poi. Su WhatsApp. Intanto voi cosa fate, ragazzi? Allora, io sono sempre poco convinto, dato che appunto loro sono amici di Schimo, erano tutta una combriccola, sono sempre un po' sospettoso e gli dico: Davil, scusami, ma purtroppo non ho piena fiducia in te. Quindi dopo il tradimento di Schimo tengo sempre gli occhi aperti. Ovviamente se troverò informazioni, riterrò opportuno di dovertele dare, le te le darò. Che cosa stai insinuando, Vertural? Parla più chiaramente, sono stanco di giochetti. Madonna mia, parole forti. Voi eravate un gruppo molto affiatato. E allora? E il fatto che Schimo abbia tradito mi porta a pensare che forse qualcun altro di voi potrebbe tradire. Tradito chi? Di cosa stai parlando? Della rete verde? Ti abbiamo appena Della rete verde. Qualcuno di voi che potrebbe fare il doppio gioco e andare con Schimo, andare con... Mi sono assicurato personalmente che non sia possibile questa cosa. Vedremo col tempo. Vertural, non ho idea di a cosa sia dovuto questo cambio di atteggiamento. Beh, che sulla mia mazza c'è il sangue di Schimo. E quindi? Non ho capito. Sei diventato il nuovo Schimo, quello che parla per minacce, per insulti velati. Non so, fammi capire. Beh, io l'ho sempre fatto, Davil, non è una novità. Non hai mai rivolto queste parole a me. Sei sempre stato rispettoso. Ma perché prima ti vedevo come un capo, adesso sei un probabile traditore. Parole super mega e qui la trama si infittisce. Quindi eccoci qua, ci attaccano i predoni del fato. Siamo morti. Tu da che parte stai? Sei contro Mashunia? Io sto dalla parte degli Zendarim. Tu da che parte stai? Io sono dalla parte degli Zendarim e voglio assicurarmi che Mashun non metta le mani su questa organizzazione. Uno, perché abbiamo faticato per anni per crearla qui a Waterdeep, e due, perché il nostro stile è totalmente diverso da quello
di quel mago. Davil, scusami. Sì. La situazione sta diventando molto tesa, perché noi siamo molto tesi. Cioè, voglio ricordarti che abbiamo dovuto fronteggiare Manchun, Schimo stesso. Voglio ricordarti che sono stato in prigione per più di una settimana. Ok, e no, quindi in prigione tranquillo. Abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Belturial è molto sospettoso, lo è con tutti. Cerca di capirci, capirlo anche. Sono stati dei giorni molto intensi. Io posso anche cercare di capirvi, ma Belturial mi sta praticamente dicendo che non si fida più dei suoi diretti superiori. Belturial è una persona molto rispettosa delle gerarchie, come sappiamo. Però è così sospettosa che forse questo tradimento lo ha sconvolto più di tutti. Si sente molto più tradito degli altri. Io semplicemente ho seguito gli ordini di Schimo e mi ha preso in giro. Schimo non è e non era gli Zentarim. Schimo era un predone del fato. Le sue azioni non possono ricadere sulla fiducia che hai verso di me o verso gli altri. Senza dubbio, ma devi anche capire che Manchun sa tutto quello che sapeva Schimo, e Schimo non sapeva poco. Quindi è per questo che dobbiamo fare in fretta a trovarlo. Ed è per quindi questo che vi avrei dato questa missione. Ma alla mia richiesta, e parlo di Belturial, di te, Morn, e dirò di fare questa missione, Belturial mi ha risposto che forse mi darà le informazioni che scoprirà, se lo riterrà opportuno, dicendo Belturial che ignorerà i miei ordini, quindi che ignorerà... Belturial deve morire. Lascialo sbollire. Davil, tu fai una cosa, prepara tutto quello che c'è da preparare, vedi chi potrebbe aiutarci contro Manchun, che... a trovarlo ormai noi siamo bravi. Certo, è lui che cerca noi, è lui che trova noi, certo. Sì, infatti, tanto sicuramente tra poco ci ritornerà a far visita probabilmente. E pensare quindi che stavo tieni per ringraziarvi di aver tenuto al sicuro Istrid per così tanto tempo. Non c'è di che. Dobbiamo mettere le cose in chiaro. Io mi fiderò di voi se voi vi fiderete di me e di noi. Possiamo mai dire di no? Certo che ci fideremo. Quindi Morn mi assicuri che qualora tu scopra qualcosa, la prima persona che avviserai è... Manchun. Mi prendo. No, aspetta. No, ti sei divertito, no? No, ma non l'ho detto davvero. Ah. E dico tra di noi, diciamola sottovoce, l'ha detto sottovoce. Ma è peggio sottovoce. Ti sente. Faccia Davil, non prendermi per sciocco. Sto solo cercando di capire su quale lunghezza d'onda siete sintonizzati, visto che mi sembrate, come hai detto tu, con i nervi a fior di pelle. Basta pensare che siamo venuti qui immediatamente, ti abbiamo consegnato delle informazioni importantissime. Certo, che abbiamo certo che te lo diremo. Ma poi, ecco. in fin dei conti, sulla carta sei tu il mio diretto superiore, quindi non posso rifiutarmi. Bene, e quindi Wanda, io dovrei fidarmi anche di te. Però Davil, lo hai sempre fatto questo? No, mi sono sempre fidato. Sì, da quando sappiamo
del vostro coinvolgimento di Zentarim, cioè non ci sono mai stati problemi. Perché non dovresti fidarti di noi, infatti? È dall'inizio che ti fidi. Ok. Non siete molto bravi a convincere le persone a fidarvi di voi, ne siete consapevoli? E tu sai quante ne abbiamo dovute passare. Mm-hmm. Beh, allora fatevi due domande. Abbiamo rischiato di morire con Mashun e... cioè... La prossima volta che accade... Tira fuori una pietra e ve la mostra. Contattatemi con questa subito. No, non la prendo io, sennò mi confondo. No, è molto diversa. Questo è un sasso. È un sasso grigio con delle iscrizioni sopra. Chi la prende? Comunque, io non la prendo. Anche io. La prendo io. Ok. Come, vabbè, un sasso di... Scrivi che è una pietra dell'inviare. Ah, ok. Quindi lui c'ha la gemella che ti fa vedere e nel momento in cui succede qualcosa o incontrate Mashun, contattatelo. Questo vi dice. Ma quindi la pietra di inviare è come se facesse sempre il... La gemella. Sempre inviare. Sì, ci sono... È come l'orecchino di Wanda. Sì, ci sono dei limiti, ma sì. Peppe? Capito. Sto scrivendo... Okay. Sto aggiungendo... Sì, la... Ah no, che ne so. Ok, quindi vi dà la pietra. Ok. Allora... A presto, suppongo. Ricordatevi che il tempo è essenziale in questo momento. Bene. A presto. Istrid vi fa uscire di nuovo. Fala vi saluta con un cenno e uscite tutti quanti. Di nuovo diretti al maniero, suppongo. Io direi dalla padella alla brace, comunque. Ci mancava solo questo adesso. Ah, come consuetudine, Come consuetudine. Beh, alla fine... Alla fine... Abbiamo più scelte. Questa sarebbe la strada che avevo suggerito io. Questo cambia un po' la situazione, no? Se riescono ad organizzare tutto, forse riescono anche a fermare Mashun, se effettivamente si uniscono tutti. È quello il problema, forse. Dobbiamo sperare. Noi siamo l'ago della bilancia. In poche parole, la decisione spetta a noi. Oppure, ragazzi, possiamo fare una cosa e finirla qui. Troviamo il tesoro e lo distruggiamo. Perché non possiamo semplicemente tenercelo per noi? Esattamente, teniamocelo, cazzo. Cerchiamo di, in tutta questa merda, di prenderci qualcosa che ci spetta. Prendiamoci il tesoro e scappiamo. Poi sì. avvisiamo i preduti del fato che avvisano il bastone nero e tutto, e si scontrano con Mashun, e noi nel frattempo già siamo andati via. Sì, nel caos. Potrebbe essere una soluzione. In effetti potrebbe funzionare. Facciamo dire dov'è il tesoro, ci facciamo dare un punto di incontro e al punto di incontro ci vanno tutti quanti. E non noi. E noi stiamo sulle isole di della costa della spada. Ok, quindi cosa assaggiare del ragazzi? Grog in riva al mare. Quello che abbiamo detto, Nico, andare a prendere il tesoro. ci sono dei passaggi da fare. Cosa volete fare adesso? Torniamo al maniero, no? Sì, andate a tornare al maniero. Sì, vai, torniamo. Spero che siete al maniero. Poi quindi la prima cosa da fare è contattare Mashun. Saremo la posizione del tesoro, no?
Saliamo sopra, dai, saliamo nella sì, nostra... Dobbiamo comunque avvisarlo. Ok. Quindi saliamo nella nostra stanza. Andate in soffitta, nella stanza di Morn, praticamente, visto che la di là... Ah no, Agorn non c'è perché era giù, quindi anche perché lui comincia a lavorare, comincia a strimpellare in locanda. Quindi si sta preparando per lavorare, quindi la stanza è libera, diciamo, se volete andare nella vostra solita... Sì. Nel covo. Nel vostro covo? Nel covo. Siete covo. Nella soffittina che Agorn sta usando come camera adesso. Ok. Allora che faccio? Lo contatto? Per me va bene. Andiamo. Balliamo, forza, balliamo. Okay, allora prendo la pietra, sì, e capisco come poterla trovare. C'è un incavo che ti aveva indicato. Ok, allora infilo il dito nell'incavo e premo. Quando c'è una sorta di pulsante all'interno di questa pietra, c'è una parte di questa pietra che in pratica... agisce come un bottone, quindi sì, lo premi e senti molto freddo alla mano, c'è un'energia verdastra che si scaturisce dalla pietra, che comincia a levitare lontano dalla tua mano poi, e va al centro della stanza. La pietra sparisce, poi e appare la figura di Manshun. Traslucida. Ma è una figura? A voi, traslucida. Verdastra, un ologramma di Star Wars, insomma, come una sorta di ologramma, per farvi capire, quindi, chiaramente magico. Vi guarda e fa: buongiorno, già avete deciso? La notte vi ha portato consiglio? Certamente. In realtà, se l'avevi capito ieri, anche avevo già deciso, però bene, allora. Tornate alla guglia, vi porterò di nuovo nel mio rifugio e ne parleremo. Scusa, non dovevi semplicemente indicarci la strada? Beh, parliamo con più calma, non ho molto tempo in questa forma. Ma basta dirci dov'è? Che parlassimo con calma delle prossime mosse da fare. Trovare il tesoro? Assolutamente sì. Vi darò tutte le informazioni del caso e... Ma abbiamo una mappa qua, scrivicelo, scusami. Morn. Mi state dicendo quindi che tutti e cinque avete... deciso di aiutarmi, giusto? Credo di sì. Sì, siamo tutti d'accordo. Mm-hmm. Siamo tutti d'accordo. Ro? Sì, ma il fatto che noi dovessimo tornare alla guglia non era nei patti. Più che altro perché non è prudente, cioè, che noi ritorniamo lì. Va bene, d'altronde... Al momento sappiamo solo noi di dov'è la cripta, o meglio, solo io esattamente. Una volta che vi darò questa informazione potrete andare anche subito, e anzi ve lo consiglio. Anzi, mi fa piacere che non vogliate perdere tempo e tornare da me, anche se sarebbe stata una cosa molto veloce. Wanda? Io ne ho abbastanza di quei mal di testa. Ne ho abbastanza di quei con resistenza. Cosa vuoi sapere da me? Sei convinta anche tu? Sì, sono convinta. Già lo avevo detto. Mm-hmm. Morn? Io mi rimetto a quello che il gruppo sceglie. Il gruppo ha scelto di seguirti. Vi ricordate cosa vi ho detto prima di salutarvi, vero? Che io non sono... il bastone nero, Lord Svelata o chiunque voi conosciate. I giochetti a me non piacciono. Io sono diretto, vi ho detto tutto quello che sapevo, vi ho detto tutto quello che mi interessa. Mi aspetto un atteggiamento
simile. Appunto. Niente giochetti. E proprio per questo ti volevo chiedere, una volta che noi abbiamo trovato questo tesoro, come facciamo a portartelo tutto? Penso sia abbastanza grande, cioè, voglio dire, come ti chiamiamo? Verrà qualcuno con noi? Cosa succederà? Al momento opportuno verrò dove risiede il tesoro, Mor, non vi preoccupate. E allora partiamo. Bene. Quello che so è che il tesoro, o meglio, l'accesso alla cripta, è nella città dei morti, nel mausoleo della famiglia Brandat. Andate lì e cercate di capire come sarà possibile accedere a questo nascondiglio. E se le informazioni che hai sono sbagliate e non troviamo nulla? È la pietra di Gollor che me l'ha indicato. Non credo che possa mentire su questo. D'altronde, perché affidare questa informazione a un essere così intelligente se poi potrebbe mentire allo stesso proprietario? Okay. Non credo che Dagult sia privato della sua memoria per poi farsi mentire da qualcuno. Master, mi dici come si chiama la cappella? Me lo sto scrivendo un attimo. È il mausoleo della di famiglia Brandat. Ok. Nella città dei morti, che sarebbe il cimitero di Waterdeep, per intenderci. Quindi, per un po' di tempo non potrete riutilizzare questa pietra, ma confido che... Una volta trovato, che cosa facciamo? Mi chiamate. Con questa pietra? Sì. Dopo quanto tempo inizia a funzionare? Ogni circa 2 ore potete utilizzare questa pietra. Ok. Senti, cosa dobbiamo aspettare? Non ho idea, Morn. Mi ha solo detto che non sarà semplice entrare in questa cripta. Sicuramente non sarà una passeggiata. Ma secondo te c'è qualche guardiano? Non ne ho idea. La pietra non mi ha detto nulla su questo e non credo che abbia quelle informazioni specifiche. Il nostro tempo sta per scadere. Ricordatevi che se mi chiamate o no, se non avrò informazioni da voi per un po', arriverò lo stesso. Ok, ma dove? Al mausoleo? So esattamente dove siete. Cioè? Non scapperemo, non ti preoccupare. No, no, non era una minaccia, Wanda, era un'affermazione. So esattamente dove siete. E cosa significa? Che tu sai in ogni momento noi dove siamo? Sì, ve l'ho anche detto. Quella pietra è anche un tracciante. Ah, ok. Ottimo. Ma quindi se puoi andare direttamente lì, perché non vai a prenderlo? Domanda impertinente. Giusto, Erisviel. Credo che le mie risorse al momento non sono così abbondanti da inviare un'intera pattuglia lì, e soprattutto nessuno è efficace come vi siete dimostrati di essere voi. E anche tu stesso. Quindi mi stai dicendo che non hai alleati più forti di noi? È proprio un guaiata. Diciamo che non ho un gruppo così affiatato come voi. Va bene, lo prendo come un complimento. Non ti sottovalutare, Risviel. Potrò darti qualche dritta se continuerai ad aiutarmi. Quindi, ok, mi posso fidare, allora, no?
Andremo. Sì, però tirami un ingannare, per favore. Ma no. No. Cioè, bellissimo. Vai. L'ha detto troppo convinto. Vai, c'è un bel ingannare. Angelone, Master. Che luta. Ma dai, di... vabbè, c'ha ragione. Okay. Mamma mia, devo essere sincero, sono piacevolmente colpito. Dei mentirosi proprio. Mamma mia. Sono piacevolmente colpito dalla vostra decisione. Sì. Pensavi che ancora visti i dubbi di Morn, credevo che sarebbe stato più difficile, ma sono sinceramente contento di collaborare con voi. 19 con quel tiro. Molto alto. Anche noi siamo molto contenti. Non vi preoccupate. Sembra un nuovo contratto di lavoro. Sono contento esatto. Di lavorare. Adesso ci stringiamo anche la mano. Esatto. Firma. Avete diritto a 14 giorni di indennità? Di... No. Ma è... sono coperti anche gli infortuni? Tutto. Tutto coperto. Avete anche la carrozza aziendale. Addirittura. No. Risparmiamo 2 punte. Allora, a presto. Mi sa che il nostro tempo è finito. E sparisce. Vabbè. Quindi... Ragazzi. Io direi di andare a male capire... in peggio. Sì, ma almeno ora possiamo capire che cosa c'è in questa cappella di... Potremmo buttare quella pietra nell'oceano. Vogliamo veramente fare quello fa. Facciamo così. Al momento che andiamo troviamo il tesoro, Iris Viel fa un famiglio falco e lo manda ai confini del mondo. In un posto che conosco solo io, con la pietra ovviamente. Ok, quindi quali sono i prossimi passi che volete fare? Io vorrei chiedere a Jack se conosce il nome di questa famiglia. A Jack? Jack Juicy. Vediamo un po'. Jack, ciao, una birra e poi 4 chiacchiere per cortesia. Allora, dimmi pure, Morn. Senti, ma tu lo sai, io sono nuovo di qua, ma mi puoi dire qualcosa della cittadella dei morti su questo cimitero di Waterdeep? Certo, sorge sulla collina ad est. Vicino al quartiere commerciale. È un luogo molto bello, soprattutto d'estate, in primavera. Sembra strano dirlo di un cimitero, ma è vero. È la notte che... Beh, sai, ne girano tante di storie in città. Lo sai che lavoro ho fatto, quindi ne ho sentite di tutti i colori. Appunto, ecco perché chiedo a te. Beh, ho sentito qualsiasi cosa di... creature che si aggirano tra le tombe, di leggende di fantasmi, di cercatori d'oro, di ogni cosa. L'unica cosa che so per certo, e tutto il resto sono voci, è che molto spesso di notte si accendono dei fuochi fatui nel cimitero. Ma è una cosa che non desta particolari preoccupazioni, e soprattutto c'è l'enclave di Smeraldo che si occupa di quel posto. E quindi se volessimo andare di mattina lì, cioè se volessi andare di mattina, non c'è no, è frequentato da molte persone, questa gilda è presente. D'inverno non credo che ci sia moltissima gente. Sicuramente ci sarà qualche pattuglia dell'enclave.
Quindi non sarete da soli, insomma, non ti preoccupare. Ah, ok, ok, ok. E perché non restano di notte anche se si aggirano questi creature? Ci, ci sono anche di notte, anche se suppongo lavorino, insomma, che ce ne siano di meno. Non lo so, non so esattamente come funziona. Senti, ma ci sono, che ti posso dire, delle cappelle dei mausolei più importanti di altri? Beh, sai, tutte le famiglie nobili di Waterdeep si vogliono accaparrare e costruire un grande mausoleo, una cripta per i loro avi e i loro eredi. Quindi sì, ce ne sono molti in realtà. Hai mai sentito parlare della, del mausoleo della famiglia Bradat? Bandat. Bandat. Non mi dice niente il nome, no. Non lo so. Sarà una famiglia di Waterdeep nobile, non ho idea. No, certo, certo. Certo. Vabbè, quindi secondo te la mattina non è un... Non è un luogo pericoloso, no, rispetto a... Non credo che lo sia nemmeno la notte. Beh, oddio, i cancelli sono chiusi di notte. In teoria non ci si può entrare. Ma non credo che sia un luogo pericoloso. Di questi tempi forse ci sarà anche qualche affare losco lassù, non lo so. Ma è un cimitero, quindi non credo che sia un luogo pericoloso. Non ti preoccupi dei morti. Io mi avvicino a Morne, gli metto una mano sulla spalla e dico: che c'è? Hai paura di qualche ossicino qua e là? Ossicino. Morne scrollo da grosso, c'è Morne ha paura di nulla. Ah, faccio lui. Ma allora andiamo. Perché tutto questo interesse verso la città dei morti? Voglio farci un giro, Jack. Ah, non ci siete mai stati? Vabbè. Mai. È molto bella, vi consiglio di andarci, di farci. E infatti penso andremo proprio stamattina. Bravo, diciamolo a tutti. Brava. Una bella gita. Diciamolo a tutta la locanda, visto che ci stiamo andando. Lasciamo per l'inverso, siamo fuori, siamo qui. Jack fa, va bene, allora buona gita, sono sicuro che vi piacerà. Grazie, Jack. Non abbiamo preparato neanche un cestino con colazione al sacco. Un cestino di dimini ce l'abbiamo. La facciamo fare da Sana. Vabbè, salutiamo tutti. Ciao Jack, allora, io mi finisco di scolare una cosa. Poi, mentre sto per una birra, mentre sto per andare via, dico, Jack, dimmi una cosa, ma per caso hai visto qualche miglioramento da quando c'è fuoco lì, che suona? Beh, è la mattina che lavora qui e non abbiamo nemmeno ancora aperto. Vabbè, comunque, volevo chiederti se potevi badare attenzione se un musico potrebbe portare effettivamente un beneficio nelle entrate. Beh, altrimenti lo strappiamo. Credo proprio di sì. Beh, Roy non è granché col flauto, però già la sua abilità ridotta creava un po' di interesse nelle persone che venivano qui e vengono a mangiare, quindi suppongo che con l'aiuto di Agorn andrà ancora meglio. Va bene, dai. Allora andiamo via. Usciamo noi. D'accordo, sì. Allora, buona giornata, ragazzi. Buona giornata anche a te. E se qualcuno ci cerca, siamo al mercato. L'unica che cercava qualcuno era Regina poco fa, che ha chiesto di Roy. Non ce lo guardo. Non so quali interessi abbiano. No, sono nemmeno. È del tenero. Vabbè, comunque io esco dalla locanda, faccio un cenno a Jack e a Garro. Ok. Gli altri, insomma, uscite con Morn?
Sì, diciamo pure noi. Ormai io ho una cosa in mente, quindi voglio andare il prima possibile. Però prima, Master, passiamo a comprare qualche pozione. Nel caso poi la ruoliamo dopo. No, ditemi semplicemente, tanto non c'è bisogno nemmeno di ruolarla. Se mi dite, se mi dite cosa volete comprare, lo facciamo adesso. Io vorrei acquistare almeno due pozioni. Ok. Togliti 100 monete d'oro e ti prendi due pozioni piccole. Aspetta, 100 monete d'oro, io c'ho solo quelle di platino. Ognuna di platino quanto vale? 10. Ma facciamolo la prossima volta. Infatti sì, raga. Che pure io devo comprare, cioè penso tutto. Va bene, allora la prossima volta facciamo una cosa di acquisti generali. Oppure la scriviamo su WhatsApp, tipo, e poi tu la dici a tutti noi nella prossima. Bene, così almeno sì, almeno è anche ancora meglio. D'accordo, ragazzi. Allora, il gruppo uscite di nuovo al freddo, di nuovo alla neve della città. Adesso sta cominciando a nevicare un po', anche se leggero. Quindi prendete... Anche qui. Cosa? Molto leggero. Anche qui, molto leggero. Anche qui da me ha nevicato oggi. Sta nevicando. E quindi, niente, siamo in perfetto... siamo molto in linea con il tempo di Waterdeep. E quindi prenderete le carrozze, le varie carrozze per andare a comprare e poi per andare verso sud e verso la città dei morti, che si vede anche dalla via principale, che è la collina che da nord vedete alla vostra sinistra. Una collina peraltro tutta imbiancata, e in mezzo qui vedete molti mausolei, molte cripte svettare, e vedremo la prossima volta dove vi porterà tutto questo. Grazie della compagnia e del rolling. Noi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, ricordandovi che ci vediamo martedì prossimo col gruppo di Sottomonte e poi anche mercoledì prossimo con il gruppo di Superficie, che è diretto alla Città dei Morti. Grazie a tutti, ragazzi. Arrivederci a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, buonanotte. Ciao, ragazzi. Buonanotte, ciao.